grazie, grazie Mattia, scusa, grazie Nicolò e grazie Francesca e grazie per Giorgio per essere qui. Allora, il mio ruolo è il più semplice di tutti perché devo solo fare da moderatore, quindi gestirò nella prossima ora abbondante i nostri due relatori, che sono Mattia Cerutti e Piergiorgio Cipriano, che sono già stati menzionati più volte, e cercheremo insieme di esplorare che cos'è Internet of Things, quindi lo chiameremo col suo acronimo IoT. Durante questa tutta la presentazione cercheremo di capire un po' come è iniziata appunto insomma, l'avventura o la definizione, il termine IoT e come si sta evolvendo, e poi cercheremo di esplorare alcune diciamo, applicazioni, alcune trasferimenti di queste tecnologie nelle nostre città, nell'ambiente costruito. Ecco, io appunto sono in realtà mi occupo di progettazione urbana sostenibile e smart cities con un approccio appunto con un background venuto dal mondo dell'urbanistica. E di questo termine sappiamo che se ne parla già da molto tempo. Possiamo riferirci alla vecchia diciamo domotica che era stata introdotta nell'architettura ma già negli anni 70 dello scorso secolo, e poi invece arriviamo a parlare già di Internet of Things, forse con i primi esempi già dagli anni 80 dello scorso secolo. Quindi, insomma, non è, ci sembra oggi forse un concetto nuovo, avveniristico, in realtà appunto non c'è mai niente di veramente innovativo, semplicemente cambiano le possibilità che abbiamo dal punto di vista tecnologico, e oggi parleremo di questo, quindi grazie ad alcune evoluzioni e al trasferimento di alcune tecnologie nel mondo reale possiamo oggi sicuramente evolvere anche dal punto di vista dell'Internet of Things. Allora, semplicemente provo a introdurre brevemente i nostri due ospiti in ordine alfabetico. Mattia Cerutti è giovanissimo e ha ricevuto appunto il Bachelor e il Master of Science in Ingegneria delle Telecomunicazioni dal Politecnico di Milano nel 2016, rispettivamente 2016-2018. Da gennaio 2019 è ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e da settembre 2020, quindi recentemente, è responsabile operativo del laboratorio interdipartimentale proprio IoT Lab del Politecnico di Milano. Ecco, e attraverso l'IoT Lab ha avuto la possibilità di lavorare a numerosi progetti di ricerca, qualcosa ci racconterà appunto oggi, e collabora con l'Osservatorio IoT del Politecnico di Milano. In particolare lì si occupa dell'analisi dello stato dell'arte delle tecnologie per l'IoT, quindi perfettamente in linea con quello che discuteremo oggi. Quindi ci faremo raccontare da Mattia. E invece Pier Giorgio Cipriano è Project Manager presso Dada Group Public Services e si occupa da oltre 20 anni di informazioni geografiche e ha partecipato a Working Group internazionale per ISOCHAN e INSPIRE sul tema dell'interoperabilità e di dati e servizi geografici. In Dada Group segue progetti di ricerca finalizzati a creare infrastrutture e dati, in particolare su temi che riguardano ambiente, energia e mobilità. Quindi abbiamo due profili molto complementari che ci racconteranno un po' le cose. Quindi direi subito di iniziare e dare a loro la parola rispetto a una prima domanda di introduzione. Quindi, come icebreaking, direi di rompere il ghiaccio e cercare di definire, insomma, in qualche modo che cos'è per voi IoT oggi, visto che appunto ha un tempo di applicazione, di concettualizzazione molto ampio, e poi da capire che cos'è oggi IoT, dove si sta andando, quali sono diciamo le sfumature, le tendenze oggi rispetto a questo tema, visto anche appunto l'evoluzione delle tecnologie di cui dicevo prima. Forse poi andiamo in ordine alfabetico, cominciamo con Mattia e poi Pier Giorgio. Ok, provo a rispondere a questa domanda. C'è un po' di rientro, aspetta. No, adesso posso. Scusatemi. Sì, la domanda è che cos'è l'IoT oggi? Allora, l'IoT oggi ha tantissime declinazioni. Ha declinazioni che vanno dalla parte di Industria 4.0
Penso alla smart factory, alla smart logistics, a tutto quello che viene usato in ambito industriale per efficientare i processi e per, diciamo, migliorare anche il livello di produzione dei prodotti. C'è tutta una parte di Internet of Things che riguarda il verticale della smart home, quindi come le tecnologie possono cambiare il nostro modo di vivere e interagire all'interno di una casa. C'è tutta la parte di Internet of Things che riguarda retail, quindi come le persone entrano in contatto con il mondo degli acquisti, del commercio in senso lato. Ecco, oggi Internet of Things sicuramente è tecnologia che cresce a ritmi veramente sostenuti, ma questo da anni in realtà, perché vale sempre. Che negli anni ormai 60 era stata teorizzata come la legge di Moore, per cui si va sempre di più a integrare intelligenza e capacità di calcolo in dispositivi che sono sempre più piccoli e che quindi si possono andare ad inserire all'interno degli oggetti che ci circondano. Questa è sicuramente una grossa parte. Però, diciamo, oltre all'aspetto tecnologico, c'è sicuramente un aspetto che è quello dei modelli di business che si riescono ad abilitare anche grazie all'IoT. Quindi prima di lanciarmi in un drill down su quelle che sono le tecnologie, direi di spendere magari un po' di parole sul concetto di dato, che è quello che diciamo sta dietro all'abilitazione di tutta una serie di use case, di modelli di business per aziende che sviluppano prodotti, ma anche se pensiamo al caso della Smart City per le municipalità, e per aziende che possono sfruttare i dati che arrivano dalle cose con cui interagiscono le persone per abilitare nuovi modelli. Faccio un esempio per, diciamo, contestualizzare il concetto di dato e che cosa significa. Uno dei temi cardine che stanno diciamo, nel concetto di Internet of Things e di IoT è quello legato al prodotto connesso. Quindi il prodotto connesso è un tema che è assolutamente trasversale, che può riguardare qualunque dei verticali che ho citato prima, quindi sia smart home, sia smart factory in generale. Quello che sta succedendo è che sempre più aziende iniziano a connettere i loro dispositivi e dotarli di capacità di sensing, quindi sensorizzarli. Quindi questa cosa consente di acquisire informazioni su come vengono usati questi prodotti, sul mondo che circonda il prodotto, su come interagiscono con gli utenti. E queste informazioni, che sono i dati, la vera chiave di volta che sostiene poi questi nuovi modelli di business, consentono da una parte di cambiare i prodotti stessi. Quindi le prime informazioni che arrivano da questi oggetti connessi consentono il redesign del prodotto da una parte. Dall'altra parte l'acquisizione di questi dati apre appunto, dicevo, anche a nuovi modelli di business basati sui servizi, che è un altro grande tema che sta sempre di più conoscendo diffusione nel mondo IoT, quello della servitizzazione, cioè quindi in qualche modo di spostare l'attenzione dal prodotto a quello che è l'utente, ai servizi che possono essere dati all'utente. Questo concetto è anch'esso veramente trasversale a tutti gli ambiti di applicazione. Per fare qualche esempio di servitizzazione, si può pensare all'ambito, come per esempio quello industriale, dove possiamo avere la possibilità di vendere un macchinario facendo pagare le ore effettive di funzionamento, o ad esempio un ambito vicino al mondo consumer, quindi acquisire per un commerciante una macchina che fa il caffè e pagare il fornitore della macchina in funzione delle ore di funzionamento e altri modelli di questo tipo, che sicuramente sono importanti. Quindi questa cosa può dare un significato alla parola IoT, che è quello di sostanzialmente crescita, quindi sviluppo economico. Dall'altra parte non è solo crescita, non è solo opportunità di business IoT.
IoT può significare anche risparmio energetico sia nel contesto delle municipalità, per esempio con soluzioni IoT per la smart city. Mi vengono in mente esempi di sistemi di illuminazione smart, dove ad esempio possiamo pensare a dei lampioni dotati di sensori in grado di rilevare la luminosità del giorno e regolare l'intensità luminosa in funzione dell'illuminazione dell'ambiente circostante. Questo consentirebbe ad esempio di avere un risparmio energetico, perché io posso andare a emettere esattamente tanta luce quanto mi serve e non tengo il lampione ad esempio acceso costantemente al massimo della sua potenza. Quindi un esempio di efficientamento energetico. Ma poi ci sono anche tanti altri esempi che si possono fare in ambito anche del green, quindi tutto questo risparmio energetico consente anche di ridurre ad esempio le emissioni di CO2. Un esempio potrebbe essere un ambito smart city, una raccolta dei rifiuti intelligente, quindi dove ad esempio ci sono dei cassonetti che misurano il livello di riempimento del contenuto del cassonetto stesso, grazie appunto a sensorizzazione e a connettività, e possiamo pensare a un sistema di raccolta che ottimizza il ciclo di recupero di questi cassonetti per ridurre ad esempio non solo i consumi energetici dati allo spostamento del veicolo che recupera i cassonetti, ma anche ha un minore impatto dal punto di vista di emissioni di CO2, che è un altro grande tema. No, grazie mille. Sì, Mattia, hai già dato tantissimi concetti su questi, secondo me, su queste applicazioni, questi esempi. Magari torneremo nella parte finale proprio per così per esplorare un po' una panoramica di possibili utilizzi, soprattutto in ambito urbano. Quindi ottimo. Pier Giorgio, a te, insomma, su questa prima domanda di introduzione al Internet of Things. Sì, non è facile rispondere a una domanda del genere. Provo a dare un taglio, almeno a rispondere, secondo quello che è il nostro punto di vista. Parlo, diciamo, come Data Group, e per noi principalmente significa mettere in rete l'esistente, ovvero è sempre più abbiamo esempi, come anche quelli citati appunto da Mattia, di tecnologie, di soluzioni che in qualche modo perfezionano, migliorano cose già realizzate. E, secondo me non bisogna reinventare la ruota, ci sono già tante tecnologie per raccogliere e pubblicare i dati, perché quando si parla appunto di sensoristica, quando si parla di oggetti che miracolosamente, magicamente si parlano tra di loro, comunque implicitamente parliamo di scambio di dati. Il problema principale che c'è oggigiorno è la quasi totale assenza di interoperabilità da un punto di vista di interscambio di informazioni, di condivisione vera e propria dei dati tramite standard che siano aperti. Parlando di IoT a livello di città, poi, perché come ha detto Mattia, Internet of Things può essere declinata in tantissimi contesti, in tantissimi domini. Nel caso, per esempio, di progetti come quello recente avviato dal Comune di Ferrara sul tema della qualità dell'aria, uno degli obiettivi è proprio quello di rendere più interoperabili informazioni che ci sono già, che sfruttano già soluzioni IoT, ma che tra di loro non sono completamente integrate. Il dato, infatti, è il cuore di tutto, e oggigiorno abbiamo già tanti dati che provengono da sensori, per esempio, utilizzati per misurare la presenza di inquinanti nell'aria delle nostre città con una alta precisione e in tempo reale o quasi reale. Sempre rimanendo nella sfera della città, della cosiddetta smart city, ci sono altri dati che
applicativi, per esempio, utilizzati in ambito trasporti, per esempio, per capire come si spostano i passeggeri in auto, quindi sto parlando di sensori che arrivano appunto da soluzioni che sfruttano spire diciamo, a livello stradale per raccogliere informazioni sul traffico giornaliero medio, oppure ancora la presenza di passeggeri sui mezzi pubblici grazie a telecamere che non sono utilizzate soltanto per videosorveglianza, ma per fare anche la cosiddetta image detection, quindi il riconoscimento diciamo, di forme, e sono in grado di contare il numero di passeggeri, o ci sono altre tecnologie che sfruttano, per esempio, la connessione Wi-Fi di smartphone presenti a bordo mezzo, o ancora diciamo, la grossa massa di dati raccolti dalle società di telefonia che dispongono di appunto di un enorme volume di dati che possono essere molto utili per le città per capire di nuovo come vengono determinati spostamenti. Sempre sul tema della mobilità, dove c'è veramente una pletora di soluzioni, però non completamente, se non diciamo assolutamente non integrate tra di loro, esistono poi sempre più spesso app mobile utilizzate nell'ambito della cosiddetta micromobilità oppure della mobilità attiva, per esempio app utilizzate in occasione di campagne di incentivazione, cioè campagne per incentivare le persone a spostarsi in maniera sostenibile, in bici o a piedi, oppure della mobilità condivisa, servizi come di car sharing. Senza fare nomi, ma offerti da aziende commerciali, utilizzano pesantemente sensoristica a bordo mezzo, sia a bordo di bici che a bordo della propria flotta auto, per monitorare lo spostamento dei propri mezzi. Quindi, ritornando alla domanda, secondo me IoT oggigiorno significa, almeno dovrebbe significare, prendere questo set di informazioni a riuscire a integrarle e a trasformarle in azioni mirate sui luoghi della città. E per fare questo, la componente tecnologica è essenziale, ma no, ovviamente non è sufficiente. Grazie, grazie per Giorgio. Allora, un po' riassumendo quello che avete detto anche in prospettiva dei trend e delle future sfide, mi sembra di capire c'è sicuramente un tema di spostamento dell'attenzione dal prodotto ai dati e ai servizi, quindi questo tema della servitizzazione e capire quali sono i business model connessi appunto allo sviluppare anche i nuovi prodotti, per cui il prodotto diventa un mezzo per vendere altre cose che magari sono servizi, dati che diventano più preziosi dell'oggetto stesso, e quindi qui con tutti i rischi e pericoli che può comportare un cambiamento che insomma succede già, è uno spostamento di attenzione su questo tipo di approccio. E poi resta un problema ancora oggi forte sull'interoperabilità dei dati e quindi di come mettere a sistema diciamo, questo data lake, questo mare di informazioni che oggi le città faticano in qualche modo a mettere a sistema, e quindi richiede delle competenze anche nella pubblica amministrazione molto, molto importanti e che spesso appunto non troviamo sempre presente qui. Forse poi Mattia ci dirà qualcosa diciamo, sulla smartness delle nostre città, perché adesso poi entriamo un po' a parlare di quello che si può fare. In parte l'avete già anticipato, l'avete già spoilerato citando alcune delle possibili applicazioni della IoT nell'ambito urbano, nell'ambito delle applicazioni. Prima di giungere a questo, così pensando anche riconcettualizzando tutta quello che dicevamo, insomma, c'è appunto questa pervasività, questa ambient informatics che diventa sempre più
appunto diffusa, pulviscolare nell'ambiente, in cui gli oggetti diventano sempre più piccoli e sempre più diffusi, e quindi ci consentono di fare elaborazioni sempre più precise. Ci sono, insomma, nuove potenzialità date anche, insomma, dal 5G che si sta facendo, quindi anche possibilità di calcolo maggiori, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che discutiamo diventa sempre più alla portata di tutti, e di elaborazione sempre più dati. Quindi forse il problema in futuro sarà, immagino, quello di selezionare o di filtrare questa mole di dati che stiamo producendo e come la utilizzeremo. Qui c'è tutta la parte di intelligenza, poi di data mining. Quindi, diciamo, però appunto c'è anche il tema delle persone, quindi gli oggetti diventano sempre più diffusi nel territorio, sempre più pervasivi, però appunto si è parlato, avete anche citato il tema del sensing, quindi di tecnologie che sono sempre di più vicine, più attente a carpire dati dalle persone, quindi si inizia a parlare sempre di più anche di Internet of People, IoP, e quindi anche come, diciamo, in questo panorama di IoT le persone diventano sempre più importanti. In parte l'avete già detto, se, non so se volevate commentare qualcosa sul fatto che le persone sono sempre più attivamente coinvolte insieme alle cose in questa diciamo, raccolta dati, in questa sfida. Sì, questo fa sostanzialmente l'IoT, quindi di in qualche modo riuscire a mettere al centro la persona, cioè spostare l'attenzione veramente su quello che sono i servizi che vengono offerti alla persona. E lì, secondo me, è il punto dove tante aziende, piuttosto che le municipalità, dovrebbero lavorare per cercare di estrarre valore, cioè, e per riuscire a dare valore ai cittadini. Perché in qualche modo, anche a livello, come dicevo prima, a livello tecnologico, le frontiere, cioè quello che anche più che altro le barriere che prima impedivano a tanti oggetti di venire connessi, oggi vengono sempre di più superate. C'è una spinta tecnologica, diciamo, volendo spiegare un pochino meglio questi concetti, che è associata, come dicevo prima, c'è una parte tecnologica per cui semplicemente è la nostra capacità di produrre in qualche modo elettronica sempre più contenuta a parità di, diciamo, di intelligenza. E poi c'è tutta una parte di sviluppo di nuovi algoritmi di intelligenza artificiale, machine learning, che diventa veramente importante, perché facciamo un esempio, si parlava prima di videocamere che sono in grado di riconoscere i pedoni e di fare conteggio nell'ambito della Smart City. Esempio che citava Pier Giorgio. Bene, questa cosa che prima richiedeva, diciamo, un grande, diciamo, sforzo dal punto di vista di calcolo, oggi è in grado di farla anche una piccola videocamera da $20. Esistono le videocamere Wise, per esempio, che sono in grado di eseguire algoritmi di machine learning in locale, riconoscere le persone, e sono delle videocamere che uno tiene in casa e hanno più o meno queste dimensioni. Cioè, quindi qualcosa di molto piccolo, molto contenuto, e che non devono necessariamente neanche essere connesse ad internet per fare questa cosa. Quindi c'è un'intelligenza che viene eseguita direttamente dagli oggetti, prima ancora che vengano connesse a internet. E poi per la parte di connettività, diciamo, quello che è stata una grossa spinta negli anni scorsi, che è sempre più presente, la diffusione di nuovi protocolli radio, di nuove tecnologie radio per connettere questi oggetti a internet. Mentre, diciamo, in passato sostanzialmente il modo per connettere un oggetto a internet si poteva ridurre, penso alla rete 4G, anche se è passato, ma neanche troppo, si poteva usare una SIM. Oggi ci sono alternative, come ad esempio le reti low power wide area, quali Sigfox, quali LoRa, che sono delle alternative validissime per consentire agli oggetti di essere connessi a internet. Qui, diciamo, entro un pochino nel tecnico, ma voglio solo dire che sono reti che hanno il vantaggio di permettere
di connettere ad internet dispositivi che hanno dei vincoli molto stringenti dal punto di vista dei consumi energetici. Per cui normalmente utilizzare un modem di tipo cellulare su un piccolo dispositivo mi porterebbe a consumi di batteria, ipotizziamo di avere a che fare con un sensore che misura qualche parametro legato alla qualità dell'aria, mi porta a una vita del dispositivo minore. Oggi ci sono delle alternative tecnologiche che invece mi permettono di allungare la vita dei dispositivi e di portarli diciamo, a connettersi a quello che è la rete. Quindi c'è anche questo aspetto che va considerato. E poi c'è tutto il tema del 5G, che sostanzialmente è la prima, diciamo, tecnologia di tipo cellulare che non mette al centro soltanto l'uomo, in qualche modo per fornirgli banda, per fornirgli connettività, ma inizia a rivolgersi proprio anche ai dispositivi. E qui penso, diciamo, se parliamo di 5G, possiamo menzionare il fatto che la struttura della tecnologia 5G è fatta a triangolo, dove da una parte, diciamo, al vertice di questo triangolo c'è l'uomo, quindi quello che viene dato come disponibilità di banda ai dispositivi cellulari e quello che puoi fare con la connettività cellulare. Dall'altro lato abbiamo anche però comunicazioni ultra rapide per scenari come connettività veicolare e comunicazioni massive per l'IoT, che è l'altro tema, cioè quindi tutta una tecnologia che vuole supportare decine di migliaia di dispositivi piccoli connessi che comunicano poche informazioni. Questo è un altro tema di tecnologia che è molto, molto caldo, perché poi fa parte del 5G, per quanto venga molto spesso raccontato solo come qualcosa che va verso, diciamo, verso l'uomo, quindi con dispositivi come anche solo maggiore connettività cellulare, piuttosto che dispositivi come visori di realtà aumentata, ma c'è anche tutto il mondo delle cose che si appoggiano poi su 5G. E questo è un altro tema di cui si può andare a parlare per molto tempo. Quindi ci sono tanti aspetti. Grazie. Per Giorgio, non so se anche tu volevi ribattere a questo. Sì, stavo anche guardando un commento. Sì, non so se volevamo già citarla adesso, appunto, Luigi appunto ci pone un tema forse sull'efficienza o costi-benefici, se lo sforzo vale, il risultato, nel senso che scrive aspetti tutti estremamente interessanti, ma con una possibilità di ricaduta e impatto reale davvero trascurabile. Da sempre, per cogliere un obiettivo preciso, occorre produrre uno sforzo sproporzionato rispetto ai risultati che si conseguono. Ecco, sì, c'è una parte sicuramente anche di sperimentazione di diverse tecnologie, insomma, fa parte anche questo della sfida, no? Di provare alcune strade, certe volte i risultati si ottengono, altre volte un po' meno, pensando però in ottica futura, di investimenti futuri, le tecnologie, appunto, come diceva prima anche Mattia, si migliorano, l'efficienza è sempre maggiore dei dispositivi, i dati più precisi, le reti più efficienti, e quindi forse in prospettiva alcuni ostacoli verranno risolti, mi chiedo, che dici Pier Giorgio? Sì, sono d'accordo, ma io volevo infatti rispondere con due esempi concreti, con due link che metto qua nella chat, così comincio a condividere qualcosa. Il primo riguarda non riesco però a... ho la chat disabilitata? Credo che noi possiamo inserire le risposte nella chat, ma non nelle Q&A. Ah, ok. Questa è quell'altra. Ok, quindi nella chat ho inserito un link, sì, di una notizia pubblicata qualche giorno fa, qualche settimana fa, sulla sezione bolognese di Repubblica, che racconta che appunto Tipper, che è l'azienda di trasporto pubblico che lavora sul bacino sull'area di Bologna e Ferrara, sperimenterà un modo basato sulla comunicazione tra dispositivi mobili, quindi smartphone presenti a bordo mezzo,
e computer di bordo per misurare, magari in maniera, sicuramente in maniera qualitativa, il numero di passeggeri a bordo mezzo. Per quale motivo? Per risolvere o meno tentare di avvicinarsi a risolvere un problema contingente che è quello del, che conosciamo, del sovraffollamento a bordo mezzo in questo specifico periodo. Ora, questa qua sicuramente non sarà la soluzione con la L maiuscola, ma è un primo approccio, quindi l'idea è, è stata quella appunto di sfruttare tecnologia esistente, protocolli di comunicazione esistenti per riuscire a dare un'indicazione che poi viene veicolata ai passeggeri stessi tramite un'app già disponibile mi sembra dall'anno scorso, informandoli sul fatto che l'autobus in arrivo sia vuoto, mezzo pieno o pieno. Un altro esempio di utilizzo pervasivo di tecnologie mobile che ci potrebbero permettere di conoscere come alcune persone, in particolare alcune categorie di persone, si muovono e dove si muovono, e quest'altro esempio. Qualcuno di voi sicuramente conoscerà Strava, qualcun altro magari lo utilizza cellulari oppure smartphone con app Strava. E ci sono 42 milioni di persone al mondo, qualcosina di più, che utilizzano questa app per tracciare i propri spostamenti, soprattutto durante attività fisico-ricreativa. È un'app molto, molto pensata per quella categoria di utenti. Però attraverso i dati raccolti da Strava da così tante persone è possibile avere un'idea di come si muovono le persone, o meglio, un sottinsieme, una categoria ben specifica di persone all'interno di una città, dove vanno a piedi, dove vanno in bici. Okay? Questo non vuol dire sapere, cioè conoscere la mobilità urbana, perché, ripeto, Strava serve per soltanto una categoria ben precisa di persone. E riprendendo il discorso, come dicevamo prima, anche come ha detto Mattia, il dato, quando si parla di Internet of Things, è di fatto il cuore di tutto. Avere dati raccolti da sistemi diversi per finalità diverse e riuscire a incrociarli facendoli interagire tra di loro, permette di dare a chi gestisce le città informazioni anche di tipo predittivo per poter intervenire in maniera mirata. Un esempio: incrociando dati da sensori locali che misurano la qualità dell'aria, può essere facilmente possibile l'incrocio con dati satellitari e dati meteo per riuscire a definire una previsione nelle 72 ore successive di quella che può essere la concentrazione a livello suburbano, quindi a livello di città, ma con una risoluzione anche di tipo geografico abbastanza buona, in modo da mettere in atto azioni mirate e evitare quelli che sono dei provvedimenti abbastanza generalizzati, come non so, il blocco del traffico to cure. Per esempio, è possibile decidere di intraprendere delle azioni mirate, come la piantumazione di nuove specie, cioè di specie arboree ad alto assorbimento di inquinanti in determinate aree, oppure potenziare una direttrice ciclabile, una strada ciclabile eventualmente sensorizzata, quindi equipaggiata con sensori per conteggiare il reale utilizzo, oppure ancora ridefinire meglio e migliorare la pianificazione degli orari di trasporto pubblico. Quindi si tratta di utilizzare al meglio informazioni che già oggigiorno vengono raccolte, che però non sono sufficientemente integrate,
e se fossero sufficientemente integrate e interoperabili tra di loro, riuscirebbero appunto a mettere in condizione chi deve decidere di attuare delle politiche un po' più mirate. Ovviamente per fare azioni concrete e mirate occorre un terzo ingrediente, che è il coinvolgimento attivo dei cittadini. E come appunto abbiamo già, diciamo, abbiamo già un po' anticipato, sempre più spesso utilizziamo, magari involontariamente oppure volontariamente, applicazioni che girano diciamo su cellulari o comunque su dispositivi che ci portiamo addosso, che producono informazioni che non servono soltanto per i player grandi come Google, Facebook o altre aziende del genere, ma che sono estremamente utili se calate in un contesto urbano. Ovviamente per fare in modo di raccogliere informazioni mirate occorre incentivare i propri cittadini di una città a raccogliere queste informazioni. Qualche anno fa, a titolo di esempio, sempre a Bologna, fu lanciata un'iniziativa che rimase in piedi per circa 2 anni, chiamata Bella Mossa. Era una campagna di incentivazione alla mobilità sostenibile, che riuscì a coinvolgere il primo anno 15.000 persone, il secondo anno altrettante, più o meno, nell'intera area metropolitana di Bologna, persone che per 6 mesi si tracciarono in maniera del tutto volontaria tramite un'app gratuita messa a disposizione. E qual era il loro tornaconto? Il loro tornaconto era la possibilità di accumulare dei crediti poi spendibili sotto forma di bonus, di coupon, di sconti in esercizi commerciali del proprio territorio. Quindi era un modo per incentivare le persone a muoversi in maniera sostenibile, la cosiddetta carota, che compensava il cosiddetto bastone utilizzato invece dall'amministrazione comunale, come in tutte le città, nel periodo invernale, attuando dei blocchi, dei limiti al traffico veicolare privato. Sì, grazie Pier Giorgio, così mi hai dato un po' l'assist per proseguire sul tema della città, perché come dicevi, alla fine dati e dati importanti se ne producono, è una, diciamo, una questione anche di come vengono poi raccolti e utilizzati dal decisore pubblico e anche da chi fa pianificazione urbana a diverso livello, dalla mobilità, hai citato anche la pianificazione del verde, addirittura potrebbe essere molto, molto interessante. Quindi e qui sta un po' forse più quello che è un po' a cuore dei miei interessi, capire come appunto si possano avvicinare poi i decisori, quindi chi prende le scelte, sia i politici, gli amministratori pubblici, appunto i pianificatori, a fare uso di questi dati. C'è sempre una certa poi resistenza questo approccio evidence-based, quindi basato sull'evidenza che alcuni dati possono darti nel costruire poi strategie, politiche, pianificazione. E soprattutto appunto chi fa un po' il mio mestiere dell'urbanistica, della pianificazione, ha ancora oggi ha molte resistenze, però insomma di usare i dati nel fare progetto. Però oggi ci sono un po' di esempi, quindi sicuramente le città si stanno attrezzando, sono sempre più smart, tra virgolette, cerchiamo di capire anche cosa vuol dire, come fanno uso di questi dati, e quindi le esperienze che citavate possono essere sicuramente di esempi, quindi questi esempi diversi dalla mobilità alla gestione dei rifiuti, al verde, eccetera. Che cosa sappiamo oggi forse delle città, che esperienze possiamo portare, insomma, in questo senso, se vogliamo appunto approfondire questo aspetto sulla pianificazione Internet of Things legata alla pianificazione. Non so se Mattia volevi dire qualcosa, possiamo anche parlare liberamente a questo punto, visto che comunque gli argomenti ne stiamo trattando tanti.
Sicuramente quello che si può dire della Smart City in Italia di evoluzione, qua forse conviene che se riesco a condividere una slide così ve la illustro direttamente. Lasciatemi provare, condividi. Non credo di poter. Ah, ora sono il relatore. Ok. Riesce a vedere? Sì, si vede. Ok, non so se questa qui è una slide che diciamo viene abbiamo ricavato da uno studio che abbiamo fatto riguardo al livello di Smart City in Italia, che riassume un pochino quello che sono le iniziative, le progettualità. Allora, come vedete, quello che abbiamo fatto noi come osservatorio Internet of Things, abbiamo fatto una survey lo scorso anno in cui siamo andati a intervistare sostanzialmente 103 comuni con più di 15.000 abitanti, perché sono i comuni che sostanzialmente sono, diciamo, più portati allo sviluppo di iniziative basate sull'Internet of Things, iniziative di tipo Smart City. E quello che vedete è sostanzialmente che il 42% dei comuni che abbiamo intervistato ha avviato almeno un progetto. Poi a sua volta questa percentuale si spacchetta in un 31% che è rimasto tra uno o due progetti e un 11% che invece ha superato i tre o più progetti. Purtroppo l'altra grossa fetta di comuni che abbiamo avuto modo di intervistare, di conoscere, non ha avviato progetti in ambito Smart City negli ultimi 3 anni. Quindi questa cosa ci mostra un quadro dove effettivamente si potrebbe fare di più, visto che le tecnologie ci sono. Allora, quello che abbiamo fatto è stato anche un pochino chiederci per quale ragione in qualche modo le percentuali hanno questa faccia. E io qua vorrei cominciare a introdurre anche il tema delle barriere all'adozione. Quindi noi abbiamo fatto sempre nel contesto della stessa intervista, siamo andati a chiedere quali fossero state i grossi ostacoli che hanno impedito alle municipalità di attivare progetti in ambito Internet of Things. E quello che è emerso è che sostanzialmente la prima grossa, diciamo, lacuna e barriera che impedisce alle municipalità di attivare progetti in ambito IoT è sostanzialmente la mancanza di competenze. Quindi, diciamo, da una parte, anche proprio pensando a quei problemi che indicava prima Pier Giorgio, quindi problemi legati all'integrazione dei dati, alla scelta delle piattaforme, alla scelta della tecnologia, quindi anche trovare in qualche modo delle persone che sappiano orientarsi nel mare magno della tecnologia IoT, questo rappresenta poi un ostacolo per poter attivare progetti. Mentre invece non è al primo posto la mancanza di risorse economiche, anche se effettivamente questa ha comunque un impatto significativo. Dall'altra parte poi, diciamo, al terzo posto, la complessità burocratica è un altro di quegli elementi che rallenta molto le municipalità nell'attivazione di questi progetti. Di seguito poi vale la pena ricordare la difficoltà di coordinamento tra gli attori, per cui anche le municipalità devono capire un pochino quale può essere il loro ruolo all'interno della definizione di un progetto IoT, perché sostanzialmente quello che possiamo fare, ve lo illustro con quello che possono fare, diciamo da un punto di vista di ruolo, e porsi in questi tre modi, quindi e farsi loro municipalità da promotore per le iniziative IoT e quindi in qualche modo raccogliere i dati per sé, gestire i dati per sé per poter abilitare nuovi servizi verso i cittadini, oppure essere abilitatori, quindi mettere a disposizione un'infrastruttura e i dati raccolti da questa infrastruttura verso soggetti terzi che possono fornire servizi. Oppure un altro, diciamo, modo di porsi che potrebbero esplorare o comunque consolidare è di porsi come utilizzatori, quindi utilizzare infrastrutture
che sono definite da soggetti privati, da aziende terze, di terze parti, utilizzare i dati raccolti da queste infrastrutture per fornire servizi ai cittadini. Quindi sostanzialmente c'è una parte di capire come un progetto IoT, che è un tema che deve essere affrontato da parte delle municipalità in questo caso, e appunto le barriere che ho menzionato prima, che sono l'ostacolo poi più grosso nell'adozione di tecnologia e nell'attivazione di progetti. Grazie Mattia, molto interessante questa diciamo anche discussione rispetto al ruolo che può avere appunto un municipio, un comune, perché effettivamente è così, cioè non sono spesso i limiti economici quanto piuttosto la chi poi gestisce, chi può coordinare alcune attività, ha a che fare con tante questioni legate alla pubblica amministrazione, anche diciamo all'aggiornamento delle risorse, delle competenze dentro la pubblica amministrazione, e quindi che ruolo possono avere, appunto sono utilizzatori oppure si promuovono loro. Devo dire, c'è anche proprio un rapporto da coordinare tra appunto le company private che ti vendono dei servizi, che vendono servizi alle città, e un ruolo delle municipalità che potrebbe essere invece quello di coordinatore o detentore dei dati, e anche come si utilizzano, come si scambiano i dati tra comune e enti privati, insomma diciamo privati, e i privati che costruiscono dei dati di rilevanza pubblica, come possono essere poi riversati o scambiati con un comune. Insomma, i temi sono molto complessi, no? In questo utilizzo dei dati, credo che anche Pier Giorgio si sia scontrato con questi temi, quindi anche appunto lo sforzo di costruire piattaforme pubbliche, riusciamo a essere competitivi rispetto a quello che possono fare poi invece altri provider di questo tipo di servizio, cioè possono essere le nostre municipalità al passo e costruire delle piattaforme, dei servizi all'altezza, oppure dobbiamo invece sempre appoggiarci a quello che è esistente. Insomma, i temi sono molto sfidanti da questo punto di vista per una municipalità, no? Sì, poi bisogna distinguere tra municipalità e municipalità. Cioè... Ma io sono abbastanza ottimista da questo punto di vista. Bisognerebbe però prendere spunto da chi su altri domini già affrontato e magari iniziato a risolvere il problema dello scambio di dati, dell'interoperabilità di dati. Vi faccio due esempi e poi provo anche a rispondere sia a Giorgio Scavino che a Luigi Riu. Hanno inserito una domanda e un commento. E volevo farvi vedere velocemente il mio schermo, o condividendo delle slide oppure anche delle cose al volo dinamiche. Quindi non so se Nicolò o chi altro riesce ad abilitarmi a condividere lo schermo. In questo momento vedo ancora disabilitato. Arrivo, un secondo solo che arrivo. Ok, grazie. Ok. Allora, comincio. Vediamo se riesco anche a... Ecco. Allora, l'esempio da cui partire, secondo me, può essere tranquillamente quello dei dati geografici. Perché è semplice, ma soprattutto perché il tema di rendere interoperabili i dati geografici, ossia le mappe, è stato un problema oggettivo a partire da veramente dagli anni, risolto all'inizio degli anni 2000 grazie all'utilizzo, all'implementazione software di standard aperti che permettono proprio di condividere sotto forma di mappe dati geografici. Poi vi faccio vedere degli esempi molto molto velocemente. Quindi qua parto da una
filosofia molto generale che è quella di OpenStreetMap, qua siamo a Ferrara, e questi sono quattro esempi tra i vari di servizi che sono esposti con un protocollo standard, che è il protocollo WMS, che sta per Web Map Service, esposti con questo protocollo da parte di diversi enti, il Ministero dell'Ambiente, l'Agenzia Interregionale del Fiume Po, la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ferrara. E qual è, diciamo, l'obiettivo? Quello di permettere, in questo caso, un semplice overlay di immagini. Adesso vado molto velocemente, lo faccio vedere altrettanto velocemente qua. Quindi io qua visualizzo una foto che non ho in locale, ma che mi viene restituita ogni volta che mi sposto da un server che probabilmente sta a Roma, al Ministero dell'Ambiente. La stessa cosa per quanto riguarda la cartografia storica della cosiddetta collezione Brioschi, quindi questa bella mappa storica del 1870, che fisicamente sta su un server a Torino, gestito dal CSI Piemonte per conto dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po. Idem per quanto riguarda questo ulteriore livello, sempre del Ministero dell'Ambiente, quindi questo modello digitale delle superfici, oppure questo layer di foto all'infrarosso che arriva da un server della regione Emilia-Romagna, o ancora la localizzazione, la perimetrazione delle catastali, che dovrebbero comparire tra poco, ecco queste qua in neretto, pubblicate con questo protocollo standard dal Comune di Ferrara. Ora, questo protocollo è appunto un protocollo informatico. Se io, diciamo, aprissi questo URL sul mio browser, vedrei una cosa, ok? Quindi un XML strutturato in un certo modo, ma è un modo standard, quindi un modo definito a livello internazionale, uguale per tutti, per poter mettere a disposizione e condividere dati geografici sotto forma quindi di mappe da visualizzare interattivamente, eventualmente da interrogare, tutti nello stesso modo. Ora, in questo problema qua si può applicare, cioè il problema di avere interoperabilità quando si parla di dati, lo si può applicare non soltanto ai dati geografici, ma anche ai dati dinamici provenienti da sensori. E lo si fa appunto sfruttando degli standard che, come questo che dicevo, quindi questo standard Web Map Service Interface, che è diventato standard ISO nel 2005, ma precedentemente era uno standard, ed è ancora uno standard aperto, definito da questo organismo internazionale chiamato Open Geospatial Consortium. Standard del genere ce ne sono diversi, e sul tema dei dati da sensore, quindi sul tema dell'IoT, sempre questo organismo internazionale, Open Geospatial Consortium, qualche anno fa ha prodotto uno standard aperto, quindi implementabile da chiunque, cioè da chiunque nel senso di produttori, sviluppatori software, utilizzando quindi la stessa modalità di interagire, di ricevere delle richieste e fornire delle risposte. In questo caso, questo standard permette appunto di far interagire un client, che è un client software che invia delle richieste e che riceve dal server un'informazione di tipo di... Vedere qua al volo un esempio che ho preparato. Qua siamo sempre in Regione Emilia-Romagna con dei dati che arrivano da un server che espone questa interfaccia standard, e si tratta di dati meteorologici, quindi vari parametri che vanno dalla temperatura a livello pluviometrico, alla velocità del vento, eccetera. E quindi io
dovrei vedere appunto dei dati che variano nel tempo, visualizzandoli in questo modo. Dietro appunto ci sono delle interfacce, come dicevo prima, definite in maniera standard, quindi è come, diciamo, è come il concetto della, diciamo, della rete elettrica. Io per poter utilizzare apparecchi di differenti in paesi diversi ho la necessità di avere degli adattatori che mi permettano di alimentare il mio PC, il mio telefono, il mio frullatore, agganciandomi a un qualcosa che sia compatibile. Precedentemente a questo standard, sempre l'Open Geospatial Consortium aveva realizzato, aveva, diciamo, qualche anno fa, aveva pubblicato un altro standard per permettere l'interoperabilità di dati da sensori, si chiamava Sensor Observation Service, e questo è stato utilizzato in Alto Adige, realizzato, diciamo, da un centro di ricerca che si chiama OIRAC, per raccogliere e integrare in questa applicazione dati provenienti da diversi sensori, quindi di tipologia diversa, che rilevano informazioni legate non soltanto al suolo, come in questo, come stiamo vedendo in questa lista, in questo menu a destra, ma anche informazioni sulla qualità dell'aria, sulla concentrazione igrometrica, sulla direzione dei venti, sulla concentrazione di CO2, eccetera. Quindi un po' per rispondere anche a... dunque, stoppo la condivisione del mio schermo, un po' per rispondere alla domanda di Giorgio Scavino. Di esempi di utilizzo di sensori che offrano la possibilità di considerare qualità del terreno e dell'aria, non ce ne sono tanti, ma questo sviluppato da questo centro di ricerca bolzanino mi sembra un buon esempio che probabilmente va nella direzione di questa domanda. È chiaro, come sottolineato appunto da Luigi, sono d'accordissimo con quello che scrive, che fin tanto che queste applicazioni non diventano di uso generale, quindi non vengono ampliate ad un livello più generale, rischiano di rimanere dei prototipi. Magari dei prototipi operazionali, perché l'esempio che ho fatto vedere prima a Bolzanino è applicato nella realtà, quindi non è soltanto una, diciamo, una ricerca, un esercizio accademico, è applicato nella realtà altoatesina, così come ci sono delle applicazioni analoghe in Trentino, in particolare da parte della Fondazione Edmund Mac, che utilizza queste tecnologie per monitorare nella realtà di tutti i giorni diversi parametri, per esempio dei frutteti consorziati al consorzio Melinda. Quindi utilizzano queste tecnologie, utilizzano questi standard nella realtà. Non è una realtà diffusa, è vero, perché nel caso specifico degli standard citati, nel caso italiano, non sono ancora sufficientemente conosciuti. Sì, grazie Pier Giorgio. Effettivamente il tema è un po' quello anche di, diciamo, poi a chi interessano alcuni dati, quindi ci sono alcune applicazioni come quelle ambientali che sicuramente hanno un focus molto diretto magari a chi opera nel settore, vuoi per appunto la gestione della cosa pubblica o appunto specifiche realtà imprenditoriali che si occupano di questo tema. Però è vero che c'è un crescente interesse anche del pubblico più vasto. A quel punto lì la sfida è come si diceva all'inizio, un po' sia sui dati, quindi come comunicare il dato e come costruire dei servizi anche un po' più di diciamo appealing o di possibile interesse per il cittadino. E poi l'ingaggio appunto del cittadino può avvenire attraverso appunto questo approccio un po' più citizen science, in cui
è lo stesso cittadino che diventa sensore in qualche modo, e quindi appunto il trasferimento dell'Internet of Things sulle persone, attraverso i wearable, attraverso alcune sensoristica low cost, eccetera. Quindi secondo me c'è una certa possibilità, opportunità in questo senso. È una questione forse di tempo, di avanzamento delle tecnologie, di far diventare alcune di queste tecnologie sulla sensoristica molto più alla portata di tutte, magari integrate con i nostri smartphone, perché poi alla fine di lì ancora stiamo passando. Ecco, forse anche su questo, pensando al futuro, e chiedo appunto a Mattia e Pier Giorgio come vedono anche il futuro. Rispetto alla nostra interazione con queste tecnologie, con queste cose sempre più diciamo in rete, passando da questo oggetto che oggi è questo smartphone con cui noi ci confrontiamo, praticamente la nostra porta con il digitale, però probabilmente è un, come dire, una fase tecnologica che si andrà scomparendo, insomma, come queste things dell'Internet of Things diventano sempre più pervasive, microscopiche. Avremo ancora bisogno a questo punto di un oggetto che ci mette in connessione con l'internet, cioè portatile, o se avremo invece appunto una pervasività anche del nostro accesso a internet in modo diverso, superando i confini di uno schermo rettangolare. Sono insomma domande da 100 milioni di dollari, ma vabbè, però insomma questi sono i ragionamenti che bisogna iniziare anche a fare in qualche modo. Dal punto di vista tecnologico, citavi adesso il discorso degli smartphone. Io personalmente penso che lo smartphone farà parte ancora della nostra realtà per molto tempo. E ci sono anche tantissimi sviluppi poi lato smartphone, di quello che le applicazioni sono in grado di fare. Prima citavo l'esempio della videocamera, dove sostanzialmente con un algoritmo di machine learning riesce a riconoscere i volti delle persone. Ora questa cosa riesce a farla anche uno smartphone. C'è Apple che ha lavorato negli ultimi anni un framework per sviluppare algoritmi di questo tipo, che è in grado di imparare, ad esempio, quello che è il volto del tuo cane esattamente. Cioè, tu fai una foto a un cane, la tagghi come il tuo cane, e nelle foto successive automaticamente il sistema riuscirà a riconoscere che quello è esattamente il tuo cane, non è il cane di un'altra persona, per esempio. Quindi c'è una parte, e questo è tutto sviluppo interno al telefono, dove non è nemmeno necessaria una connessione a internet. Quindi il dispositivo in realtà conoscerà poi ulteriori sviluppi. In questo senso, poi c'è tutta una parte di potenziamento dei dispositivi mobile che è arrivata con l'introduzione, ad esempio, dei lettori NFC per il telefono, che sono in grado di leggere schede o tag di piccole dimensioni. Lo scorso anno Apple ha introdotto nei suoi iPhone un chip per ultra wideband, che è una tecnologia che consente di fare tracciamento molto dettagliato delle persone. Noi oggi abbiamo ormai nell'esperienza di tutti è entrata l'applicazione Immuni, che funziona con un sistema Bluetooth di base. Bene, con un sistema basato su Bluetooth sappiamo che l'accuratezza può essere circa nell'ordine del metro o più, a seconda delle condizioni. Con un chip ultra wideband le accuratezze diventano molto più ridotte, quindi parliamo di qualcosa che lavorerebbe nell'ordine dei 30 centimetri circa, richiedendo poi un'infrastruttura esterna. Quindi si aprono anche nuove possibilità di applicazione. Quello che sta succedendo in ambito mobile in generale è che c'è ancora molta spinta in questo senso, quindi secondo me ci accompagneranno per un po' di tempo. Sì, quindi c'è ancora un investimento forte sul potenziare tutto quello che può fare questo oggetto qui. Non c'è ancora fo forse tantissime applicazioni nel esternalizzare, cioè portare fuori dal nostro telefonino diciamo, il nostro mondo virtuale, il nostro internet su altri oggetti. Sì. Questo non è ancora, forse non è ancora studiatissimo. Se Pier Giorgio Sì, vuole aggiungere. stavo guardando se avevo il microfono attivato, scusate. Ma tutte le tecnologie
che abbiamo citato, su cui abbiamo un po' sorvolato, quindi sensori, app, varie, ma anche sensori appunto installati possono essere un ingrediente, cioè sono già un ingrediente essenziale, pensando a quello che tu prima, Eugenio, citavi come appunto come l'idea di una città smart e sostenibile, quindi un ingrediente fondamentale per quella transizione ecologica di cui tanto, tanto si parla, però non sono l'unico ingrediente, anzi, sono uno strumento, vanno considerati. E quindi è essenziale che siano soddisfatte almeno due condizioni. Non basta parlare, anzi, bisognerebbe smettere, dal punto di vista di parlare di smart city, soltanto guardando all'aspetto tecnologico, perché lo abbiamo credo già imparato tutti, ci vuole una buona governance. Senza una governance a vari livelli, a livello politico, a livello anche organizzativo, non si va da nessuna parte. Non bisogna limitarsi a raccogliere dati secondo un modello fatto alla vecchia, come si direbbe, cioè un modello a silos, dati slegati tra di loro. Occorre integrare questi dati, occorre finalizzarli a politiche concrete, quindi occorre pensare alla finalità, ai casi d'uso e quindi definire, decidere quali sono gli strumenti più utili e anche più sostenibili da un punto di vista economico sociale da mettere in campo. Per cosa? Per mettere poi in atto azioni specifiche sul territorio che siano ovviamente di concerto con la città, quindi con la parte sociale, quindi con i cittadini, con le associazioni, con i vari soggetti portatori di interesse. Coinvolgendo in maniera attiva, non soltanto passiva, questi soggetti. Soprattutto il secondo ingrediente, occorrono dati di qualità. Non basta raccogliere e integrare dati tout court, a prescindere, perché molto spesso si fa confusione tra quelli che sono livelli di qualità potenziale di un sensore a basso costo, pensando di poter sostituire delle tecnologie che hanno ovviamente un costo maggiore, un livello di qualità maggiore, che sono certificate, eccetera. Lo vediamo per esempio molto spesso sul tema della qualità dell'aria. È vero, ci sono sensori a basso costo, sensori apparecchi che possono essere appunto dotati di sensoristica intorno ai 100-150 euro, quindi poche centinaia di euro per riuscire a raccogliere informazioni, misurare per esempio le concentrazioni di polveri sottili, di PM10, PM2,5, eccetera. Ma il livello di qualità di questi sensori non può essere certamente equiparato a quelli certificati utilizzati da, per esempio, le agenzie regionali di protezione ambientale. Quindi occorrono dati di qualità che siano certificati, quindi che abbiano anche una genealogia ben chiara, che siano raccolti, elaborati, trattati anche secondo flussi ben codificati e ben chiari. Questi dati è necessario che siano descritti attraverso quindi delle forme di metadatazione, quindi che siano facilmente scopribili anche appunto da parte di non addetti ai lavori e che diventino accessibili tramite appunto i protocolli standard come quelli di cui parlavo prima,
in modo da poter essere facilmente integrati in sistemi diversi da quelli con cui sono stati raccolti o sono stati gestiti. Ecco, secondo me sono queste le due principali condizioni a contorno per avere un'applicazione di lungo termine sostenibile di tecnologie IoT. Sì, ok, grazie per Giorgio. Quindi di nuovo l'importanza di, insomma, della qualità del dato è assolutamente fondamentale, come è fondamentale anche quello che scrive sempre Giorgio in chat sull'importanza della diffusione di formazione, quindi di conoscenze, di corsi per enti pubblici e privati per l'adozione di questi standard. Assolutamente sì, diciamo è una sfida, insomma, è una sfida continua per evitare quello che si diceva prima, che alcune rimangano esperienze pilota, come spesso avviene con i finanziamenti di grandi progetti, ma che diventino invece, che ci sia una sorta di eredità di istituzionalizzazione di alcuni processi è fondamentale. Forse, non lo so, visto che abbiamo poi toccato il tema alla fine della raccolta dati dall'ambiente che arrivano, vengono poi diciamo organizzati e raccolti nelle piattaforme urbane, c'è sempre un tema di, appunto, abbiamo già citato, di interoperabilità, ma anche di standardizzazione di questo tipo di informazione. Non è banale, insomma, ci ritroviamo spesso a ragionare con enti pubblici che hanno piattaforme diverse, modalità di raccolta diverse. A quel punto è difficile poi scardinare alcuni, cioè, o mettere a sistema le cose, insomma. Breaking silos, cioè un po' di difficoltà nel gestire alcune cose. Adesso stiamo andando forse oltre l'Internet of Things con questi ragionamenti, però ormai diciamo, le dimensioni sono molto, molto, diciamo, se parliamo di smart city, le dimensioni si accavallano un po' tutte, quindi quello che c'è fuori nell'ambiente, ma che poi in qualche modo deve essere riorganizzato nel mondo digitale, in questi data lake di raccolta dati, non è per niente banale. Ma sì, se posso aggiungere una considerazione, sono d'accordissimo e ringrazio appunto Giorgio che evidenzia la necessità di avere maggiore formazione, cioè bisogna fare in modo che non soltanto negli enti pubblici ma anche in aziende private ci sia un livellamento verso l'alto e non verso il basso, circa appunto le conoscenze, le competenze che non sono quelle teoriche ma sono quelle di applicazione quotidiana, di cose come quelle che citavo prima, cioè il fatto di conoscere e sapere come si utilizza un servizio WMS, quindi un servizio che mi permette di accedere ad una cartografia remota, in molti comuni, in molte amministrazioni comunali, non è una cosa scontata. In molte amministrazioni comunali italiane ci sono tante competenze, cioè tante persone, tanti tecnici abituati a utilizzare cartografia, a produrre dati, magari produrre dati geografici, un domani a produrre e gestire dati dinamici tramite appunto piattaforme IoT, che però lo fanno alla vecchia, passatemi il termine, cioè lo fanno utilizzando gli approcci che si utilizzavano 15 anni fa, quando si cominciava a parlare appunto o meglio, quando i software GIS cominciavano a prendere piede, un po' più di 15 anni fa, diciamo 20 anni fa. Ma molte persone all'interno di enti pubblici sono rimaste al palo, sono rimaste a quel livello, non per loro demerito, tutt'altro, perché non sono state messe in condizione di aggiornarsi. Quindi oggigiorno, sempre prendendo spunto dall'esempio dei dati geografici, molte persone che sapevano usare 15 anni fa o 20 anni fa software GIS continuano a farlo oggigiorno con lo stesso approccio, ossia file in locale scambiati via mail,
senza sapere che esistono modalità basate su protocolli standard che faciliterebbero molto il lavoro, che velocizzano molto il lavoro. E questo appunto è, secondo me, cruciale. No, sì, senz'altro, sì, grazie Pier Giorgio, e insomma c'è ancora un po' di lavoro da fare, ecco, nell'educazione continua e nella formazione continua rispetto a questi dati, vista la rilevanza che stanno acquisendo per quello che ci siamo raccontati oggi. Io volevo chiudere, visto che siamo quasi alla fine del nostro tempo, con appunto uno sguardo alla sostenibilità. E in realtà tante cose che abbiamo detto oggi vanno in questa direzione, quindi come l'Internet of Things possa favorire un migliore sviluppo sostenibile nelle nostre città soprattutto, ma in generale, quindi come la raccolta dati e gli oggetti possano favorire questa migliore gestione, diciamo, dell'ambiente. Naturalmente ci sono delle sfide anche legate proprio, mi viene da dire, a una certa ottimizzazione poi delle risorse, anche proprio da un punto di vista del ciclo di vita, insomma del life cycle assessment delle tecnologie che utilizziamo. Spesso ci capita in alcune applicazioni magari di adottare delle tecnologie molto complesse o comunque molto onerose dal punto di vista proprio materiale dell'impiego delle tecnologie per magari ottenere dei risultati che dal punto di vista ambientale sono inferiori a quello che abbiamo speso come tecnologia impiegata, ecco, non lo so, quindi c'è anche una dimensione di efficienza poi delle risorse che andiamo a impiegare per i fini ambientali. Ecco, non so se vogliamo dare un ultimo sguardo ai temi della sostenibilità, come appunto IoT ci possa aiutare in questo senso. Un'ultima battuta finale. Sì, su questa parte in realtà ci sono appunto molti use case che si possono immaginare legati al tema IoT, su come appunto si possa andare nella direzione della sostenibilità di tipo ambientale. Facevo l'esempio prima della raccolta di cestini intelligente, in qualche modo, e che quello secondo me calza abbastanza, perché se ci pensiamo, l'esempio che facevo era quello di avere una serie di appunto cestini che sono in grado di rilevare il livello di riempimento in modo automatico e quindi riuscire a programmare la raccolta. E in questo senso già quello che tu hai, una riduzione ad esempio delle emissioni di CO2, hai risparmio del tempo di proprio a livello di traffico, di quanto occupi le strade per la raccolta, hai la possibilità di, anche se sensorizzo opportunamente i cestini, di farli interagire con l'applicazione delle persone. Se raccogli il dato potresti far pagare anche delle tasse che sono, e qua mi ricollego al discorso dei modelli di business, che sono proporzionate a quello che è l'effettiva produzione di rifiuti della famiglia, insomma della persona, e in qualche modo andare a premiare chi è più diligente, chi fa maggiore raccolta differenziata. E le ricadute chiaramente di questi meccanismi poi entrano nell'ambito della sostenibilità ambientale. Facevo l'esempio in generale ogni volta che pensiamo a appunto consumi energetici, quindi facevo l'esempio dei lampioni che possono regolare la luminosità e quindi assorbire meno energia nel momento in cui c'è luce diurna. Ci sono tanti esempi che si possono fare in questa direzione, ecco. Sì, grazie. Secondo me anche grazie Mattiele, l'esempio è calzante, quello della gestione dei rifiuti, perché effettivamente su questo appunto ci sono tantissime applicazioni. Sto pensando, un comune potrebbe dire: investo in questa tecnologia per un risparmio, oppure investo magari in una policy per la riduzione a monte della produzione dei rifiuti. Abbiamo visto casi di tutti i tipi su questo, perché magari in alcuni comuni avevano
sperimentato questa strada, ma poi si sono accorti che, diciamo, quantificando, contabilizzando molti rifiuti, poi i cittadini, diciamo, avevano delle pratiche illegali di gettavano i rifiuti da un'altra parte, quindi l'effetto, diciamo, non l'effetto desiderato o possibile attraverso la tecnologia non era stato poi concretizzato è mancato lo studio della componente, diciamo, delle pratiche sociali legate ai rifiuti. Ecco, anche questa complessità poi dei temi, no? La tecnologia ci aiuta in un mondo ideale, effettivamente quello sarebbe la soluzione migliore, poi magari in alcuni contesti è così, perché appunto il senso civico ci aiuta, in altri contesti non lo è. Però questo è proprio un esempio calzante, secondo me, di quello che già la tecnologia può fare, e dall'altra parte forse appunto il lavoro sulla formazione, l'educazione, il senso civico delle persone diciamo aiuterebbe in questo senso. Quindi è un ottimo esempio da questo punto di vista degli estremi che si possono raggiungere con queste tecnologie. Pier Giorgio. Sì, mi riallaccio al tema dei cassonetti intelligenti, che per me è una cosa che fa ridere. Il cassonetto per me non può essere intelligente. Però ci sto. No, nel senso che il cassonetto sensorizzato, no, mi riallaccio perché stiamo ultimando un progetto, vincolo qua nella chat un altro link, in cui a Portici Enea, che è un partner di questo progetto, sta sperimentando dei cassonetti appunto cosiddetti intelligenti, ma che non hanno soltanto il sensore di misurazione del livello di riempimento, ma permettono, anzi obbligano i partecipanti, le persone appunto di cava di terreni, prima forse ho parlato di Portici, in realtà la sperimentazione su cava di terreni in provincia di Salerno, a indicare la tipologia di rifiuto. In questo caso il focus è sui rifiuti elettrici, rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici, quindi un segmento molto molto particolare di rifiuto. Molto particolare anche perché il termine utilizzato normalmente, ossia l'acronimo RAE, non è dei più felici, non è facile capire cosa sia un rifiuto da apparecchio elettrico o elettronico, e quindi c'è molta informazione da fare, c'è molta sensibilizzazione da fare. E infatti nel caso di questo progetto pilota a Cava dei Terreni, la componente sociale, la componente educativa è fondamentale. È fondamentale perché da una parte si cerca di informare i cittadini e gli studenti di alcuni istituti scolastici che a turno ospitano uno di questi quattro smart bin, coinvolgendoli appunto in campagne di incentivazione. Quindi analogamente all'esperienza che vi ho raccontato velocemente prima, fatta a Bologna, Bellamossa, o altre esperienze sul tema della mobilità sostenibile, a Cava dei Terreni stanno portando avanti, in un periodo tra l'altro abbastanza sfortunato, perché quest'anno ovviamente non ci sono state le condizioni per fare granché, causa pandemia, causa lockdown, però stanno cercando di portare avanti una campagna di incentivazione utilizzando da una parte tecnologia che prevede anche l'utilizzo di sensori montati in questi quattro raccoglitori, ma dall'altra campagne di sensibilizzazione e incentivazione per motivare le persone a buttare correttamente rifiuti di questo tipo, quindi da apparecchi elettrici ed elettronici, e a riceverne una forma di premialità. Quindi ci vuole tecnologia da una parte, ma anche azione sociale dall'altra, altrimenti non è sostenibile assolutamente. Grazie, direi che abbiamo
chiuso un po' il cerchio, perché siamo passati da, appunto, abbiamo iniziato Internet of Things, tutte le tecnologie possibili, le sfide, i trend attuali, e abbiamo visto appunto applicazioni di diversa natura in ambito urbano, abbiamo cercato un po' di definire e inquadrare meglio il tema della smartness, però abbiamo alla fine anche toccato temi sulla gestione, la formazione, quindi il coinvolgimento delle persone in questa sfida. Quindi abbiamo fatto una bella panoramica per ritornare poi a una diciamo una Internet of Things comunque vicina alle persone, che consideri le esigenze e le pratiche delle persone, che è sicuramente un tema fondamentale. Quindi abbiamo dato un quadro molto interdisciplinare di che cosa vuol dire oggi fare costruire un servizio anche in tema di Internet of Things. Va bene le tecnologie, però appunto per creare nuovi servizi, gestire dati, abbiamo bisogno di tecniche anche legate proprio al service design, al come, ai business model, insomma. È molto più complesso di quello che ci si può immaginare lavorare in questo ambito. E quindi niente, ringrazio tutti, ringrazio i nostri ospiti, Mattia Cerutti e Pier Giorgio Cipriano, perché appunto sono stati molto generosi nel fornirci appunto una prospettiva, un quadro molto ampio e complementare. Quindi sono contento del mix di contenuti. E ringrazio anche il laboratorio aperto che ci ha ospitato. Io ringrazio oltre Pier Giorgio e Mattia, che hai già ringraziato te, ringrazio Eugenio, appunto, che è un po' condotto tra tutti i vari temi di oggi, che sono stati parecchi, e anche per dare un esperto della materia quale sono, anche abbastanza complicati, molta carne sul fuoco, direi. E niente, guardi, io chiudo solo, visto che comunque sono anche le 7, quindi ho fatto la nostra ora e mezza, dati i miei tempi, perfetto. Ringrazio i partecipanti che ci hanno seguito, ringrazio tutti i relatori e i moderatori. Vi invito a dare un'occhiata sul sito di Maker Faire Academy, i prossimi talk online che avremo a partire in realtà dalla settimana prossima. E niente, vi auguro quindi una buona serata e vi ringrazio ancora a tutti per la partecipazione. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Buona serata. Buona serata. Ciao, ciao, ciao.